Ciao a tutti, allora sono tornata con questo nuovo video perché in realtà ho una notizia bomba per voi e insomma, per festeggiare direi che non poteva esserci video migliore se non un video haul. Allora, sono passata da Zara ora che sono scesa qui a Napoli e ho fatto un po' di danni, vabbè, insomma, sempre abbastanza contenuti, però ho comprato delle cose molto molto carine. Allora, qual è questa mega notizia? Allora, se chi di voi mi segue su Instagram forse già lo sa, ovviamente. Finalmente ho trovato lavoro, quindi devo dire la verità, sono stata abbastanza fortunata perché sono salita a Milano i primi di maggio e verso fine maggio sono stata praticamente assunta, quindi non ci ho messo nemmeno un mese. Quindi mi è andata abbastanza bene e nulla, ho trovato lavoro e sono molto contenta, comincio lunedì, quindi praticamente ho lunedì 4 giugno e quindi appena l'ho saputo, cioè giovedì scorso, sono corsa a Napoli perché ovviamente non credo di che maturerò ferie, quindi credo che comunque ad agosto starò a Milano, lavorerò. E quindi ho approfittato, sono corsa a Napoli un po' perché dovevo prendere comunque altre cose e un po' insomma per farmi un po' di mare, quindi ho preso un po' di tintarella, non so se lo riuscite a vedere perché ho queste luci sempre della postazione make-up che sparano sempre un po', però ecco, sono andata a mare e sono stata a Ischia da questa mia amica che ha un albergo a Ischia, quindi ho fatto dei bei bagni, quindi insomma me ne sono vista bene. Scusate se c'è un po' di casino, ma sto facendo il video con la finestra aperta perché non so da voi ragazzi, ma qui a Napoli fa un caldo, cioè è estate praticamente, cioè io sto sul motorino la sera così come mi vedete, cioè giro maniche e vado a mare, faccio il bagno, quindi è proprio estate qui. Alle mie spalle vedete una bomba esplosa perché questa è tutta la massa di panni, insomma di vestiti che dovrò portarmi a Milano. Mi sono portata quindi questa valigia vuota proprio per riempirla e prendermi altre cose. E niente, io sono super blonde, come vedete. Però devo dire la verità, questo colore mi piace molto. Cioè secondo me con l'abbronzatura d'estate ci sta. Poi magari ecco, questo inverno lo attutirò un po', farò un bagno magari un riflessante sul rame, ecco. Comunque, bando alle ciance, quindi niente, questa era la notizia e sono molto molto felice, magari poi vi svelerò di che lavoro appunto si tratta e voglio prima cominciare perché ancora non ho firmato il contratto, quindi finché non vedo non credo, quindi per scaramanzia, ecco, aspettiamo un attimo. E niente, passiamo subito allo shopping. Allora, prima busta, vabbè, qui ho questa busta che praticamente ho comprato 850 Pupavanco. Cioè, qua Vamp, come se piovesse, ne ho comprati tantissime, ne ho comprati tre, ma ne andrò a prendere altre perché sapete che è il mio mascara preferito e in più c'è questa profumeria che lo vende a 6 euro. Quando, diciamo, a prezzo pieno, questo costa 13, 15, cioè alla Coin lo trovate anche a 15 euro, cioè assurdo. Mentre invece, insomma, se riuscite a trovare una buona offerta lo trovate sempre sugli 8 euro, 9, 10 euro, 6 euro. Quindi ne ho comprati tipo 3, ma ne andrò a comprare altri. Poi vabbè, ho preso la matita per le sopracciglia di Kiko che mi era finita. Quindi qui ho solo un po' di queste cosine che ho messo qui per comodità. Allora, cominciamo da questa prima busta, che sono due jeans. Ho pensato più che altro a questo shopping per cose comode per andare al lavoro. Quindi volevo cose, insomma, visto che non avrò la divisa, invece io l'avrei preferita sinceramente. Comunque volevo cose, insomma, semplici che non dovete impazzire la mattina cosa mettervi, insomma, quindi penso che gli outfit più semplici sono sempre jeans e maglietta, ecco. E quindi ho preso due jeans, però due jeans culotte, perché diciamo che avevo sempre comprato pantaloni culotte, mai jeans, però vedendoli un po' in giro, un po' addosso alle persone, mi piacevano, mi sono piaciuti, e quindi ho voluto provarli anch'io, e sapendo che comunque i jeans di Zara vestono bene, insomma, io siamo quelli di Zara, siamo quelli di H&M, mi trovo bene. Quindi ho preso questo jeans qui, un semplicissimo jeans, vedete, culotte, quindi che finisce comunque cropped, con la gamba larga e a vita un po' alta,
molto molto carino. Questo costa 19,95, quindi costa poco di Trafaluk. E io ho preso, vabbè, una 38, che sarebbe una 42. Molto carino, mi sono meravigliata perché in genere jeans, cioè le taglie Trafaluk sono striminzite, perché è una linea comunque giovane, no? Per ragazzine, per giovanissime, quindi sono taglie minuscole, quindi in genere io di Trafaluk in condizioni di grassezza come quella in cui sono ora sono sempre una 40, cioè una 44, mentre invece stranamente una 38, quindi una 42 di Trafaluk non credevo di, cioè anche quando dimagri, ecco, non, quando sono dimagrita qualche anno fa, persi 6-7 kg. Comunque avevo la 40 di Trafaluk perché sono veramente taglie minuscole, mentre invece mi sono meravigliata, insomma, di forse evidentemente questo modello di jeans che deve essere diverso. Comunque ho preso quindi questa 38, che sarebbe la 42 italiana. E poi ho preso un altro culotte jeans culotte, però di sempre vita alta, però questo è di Woman. Zara Woman, e stranamente invece questo l'ho preso 40, cioè 44, e in genere è strano perché Zara Woman dovesse essere più grande, perché appunto Zara Woman è la linea più da donna, quindi ovviamente le taglie sono più comode, mentre invece Trafaluk ragazzine le taglie sono più piccole, quindi si è invertita la cosa. Ho preso Trafaluk 38 e Zara Woman 40, vabbè, comunque. E questo l'ho pagato 39,95, questo costa un po' di più perché comunque la linea Woman costa sempre un po' di più. Anche questo è vita alta, gamba larga e sempre cropped, però questo è sfrangiato, cioè giù non ha la cucitura. E beh, sono benissimo, cioè a me sono piaciute tantissimo. Pensavo che questo tipo di jeans potesse stare veramente solo alle magrissime, comunque chi avesse veramente un bel corpo, invece non lo so, cioè secondo me stanno bene, cioè forse un film mio magari. Dopo faccio un try on, ecco, mi sono dimenticata di dirvelo, quindi magari mi dite voi se mi stanno bene o non lo sto sognando io, però comunque mi piacciono, sono comodi e sono stilosi, sono particolari, quindi le ho voluti prendere e secondo me vestono bene, poi dopo ve lo farò vedere, insomma, qui da qualche parte. Poi quest'altra bustina, non ho capito perché mi hanno fatto due buste, forse non avevano i bustoni grandi. Comunque ho preso un altro pantalone, sempre di questi un po' palazzo, ecco, larghi, sempre cropped, quindi è comunque una sorta di culotte. Però questo è proprio un pantalone, quindi è sicuramente più elegantino ed è secondo me bellissimo. Anche questo è Trafaluk, è a vita alta, proprio alta alta alta, con questi bottoncini, ha delle pants, la gamba vedete molto ampia, anche questo finisce comunque cropped. Ed è bellissimo, ragazzi. C'era anche in nero e color tabacco. Però il nero e il tabacco hanno un tessuto diverso, cioè quelli sono il lyocell, per farvi, insomma, per intenderci, quella specie di seta lavata, ecco, si chiama lyocell, che io amo, sapete, è un tessuto che mi piace tantissimo. E invece questo qui è un tipo un cotone nido d'ape, insomma, un bel cotone bello spesso. E questo insomma fa un po' più elegantino, ecco. Vabbè, a me è piaciuto bianco perché secondo me con l'abbronzatura fa molto figo. Poi già lo immagino con dei sandali che ho anche qui a portata di mano, perché ho tutto qui, cioè se voi vedeste la mia stanza, ragazzi, c'è cioè, un macello perché devo mettere tutto in valigia. Li ho immaginati con questi sandali di Ash meravigliosi, vedete, con una zippa, e poi sopra qualche top, insomma, ci abbinerò qualche top. E secondo me sono bellissimi, sono elegantissimi e mi sono piaciuti molto. Allora, questo costa 29,95, di questo ho preso una L invece perché la M era striminzita, quindi ho dovuto prendere una L di questi. Poi ho preso due top da mettere con la t-shirt bianca sotto. Allora, ne ho preso uno nero, sempre in questo materiale che si chiama lyocell, che io amo perché vedete dà un po' l'effetto di seta lavata. È ampio, diciamo, vedete, è fatto bello ampio, davanti è un po' più corto, dietro un po' più lungo, semplice, con le bretelle regolabili. E questo qui appunto l'ho pensato con una t-shirt, da mettere con una t-shirt bianca sotto. Questo ovviamente questo l'ho usato anche come sottogiacca, comunque, cioè può essere messo anche ovviamente nude, però insomma mi piace, insomma, questa cosa della t-shirt, ecco, anche al lavoro uno lo può mettere con una t-shirt bianca sotto. Di questo ho preso una S perché è bello ampio e l'ho pagato 19,95.
poi stesso concetto l'ho preso anche colorato, ragazzi. Questo è troppo un amore, secondo me, troppo carino. Eccolo qua. Cioè, secondo me questo è stupendo, stupendo. Anche questo l'ho pensato appunto con una t-shirt bianca a maniche corte, o anche nera, perché riprende un po' il pizzo. E secondo me è un amore. Un amore. Questo qui ho preso una M invece perché sul seno la S era, cioè, andandomi quello lì nero S, ho provato la S anche di questo, invece zero, cioè sul seno non mi andava proprio. Quindi questo veste più piccolo sul seno, ho dovuto prendere una M e l'ho pagato 19,95. E secondo me è bellissimo. Poi a me le cose così colorate, d'estate, mi piacciono tanto. Anche questo, insomma, l'ho immaginato, vi ho detto, con una t-shirt bianca sotto e un jeans, un sandaletto. Quindi anche una sneakers, ecco, quindi uno stile comunque sportivo, casual, però allo stesso tempo la particolarità, secondo me, la stilosità ci deve essere. E niente, ragazzi, questo era il mio shopping, breve ma intenso, giusto per mostrarvi appunto queste ultime cosine, so che a voi fa sempre piacere. E niente, anche per aggiornarvi insomma su questa novità. E niente, quindi io vi saluto, vi ricordo di seguirmi sul mio Instagram, che è Roberta underscore Renta o Iperuranio. Magari ve lo lascio qui nel box informazioni, perché ogni volta io lo dico a voce e non, insomma, me lo chiedete sempre, quindi forse non si capisce, un nome un po' strano. Comunque ve lo scrivo qui nel box informazioni. E niente, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte. E niente, questo è tutto, ci vediamo al più presto, spero con un vlog, insomma, con aggiornamenti. Vi farò sapere insomma come va col lavoro e tutto quanto. Quindi niente, questo è tutto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.